giusto, giusto. Il 10 agosto. Allora, il 10 agosto è l'altra poesia della raccolta Mirice. Giustamente, come stavano dicendo alcuni dei vostri compagni, conoscono l'assuolo, conoscono arano, lavandare, conoscono il temporale, il lampo e tantissime altre poesie di questa raccolta. Noi faremo però solamente il lampo e 10 agosto. Il 10 agosto. A differenza delle poesie precedenti, quindi delle poesie, dicevamo, di descrizione della natura, e quindi abbiamo visto per esempio il lampo e tantissime altre mirice dedicate appunto o a degli animali o a insomma, altri elementi del paesaggio agreste romagnolo. Qui non abbiamo una sequenza di immagini giustapposte impressionisticamente, ma un discorso lineare e strutturato, dal chiaro contenuto ideologico. L'autore parte dalla propria esperienza terrena per riflettere sul tema del dolore umano e del rapporto tra dimensione terrena e dimensione trascendente. Qui l'esperienza individuale viene proiettata su un piano universale. La vicenda del padre, che non è nemmeno nominato, ma è evidente che lui fa riferimento a questo, quando compone questa poesia, è collegata strettissimamente a quella di una rondine uccisa senza motivo, ed entrambe sono collegate, per analogia, con la vicenda di Cristo e quindi con la sua crocifissione. Con la differenza che in questo caso, però, nel caso del padre, la morte non procura redenzione, riscatto, ma semplicemente senso di vuoto e dolore. La struttura è chiarissima. La strofa iniziale e la strofa finale fungono da introduzione e conclusione. Le quattro strofe centrali sono raggruppate a coppie, due dedicate alla vicenda della rondine, due all'uomo. Quindi tra le strofe ci sono numerose simmetrie. Ad esempio, la prima strofa c'è un vocativo che è San Lorenzo, con la quale si apre questa prima strofa, e la sesta anche un altro vocativo, che è e tu cielo dall'alto dei mondi. Così c'è una certa simmetria fra l'aria tranquilla di cui si parla nella prima strofa e i mondi sereni di cui si parla nella sesta. E c'è proprio la parola pianto che si trova sia nella prima sia nella sesta strofa. Sono le strofe dedicate all'universale, tra virgolette, no? Si gioca la nostra vicenda, la vicenda dell'uomo, il destino dell'uomo, si gioca all'interno di un quadro che è il quadro dell'universo, della Terra. E anche il dolore che noi proviamo certe volte sembra trovare un eco nel cielo. Tra le altre simmetrie ci sono anche la rondine che torna al tetto e l'uomo che torna al nido. Ecco, sappiamo che queste sono immagini, sono simboli chiave nella poetica pascoliana. Il tetto, il nido, rappresentano proprio questo desiderio di protezione, essere protetti da una realtà violenta. Abbiamo visto anche la volta scorsa, però lì nel lampo in un modo molto più analogico, implicito. Qui invece abbiamo il riferimento al tetto e al nido in modo più esplicito. Il 10 agosto 1867 il padre del poeta fu ucciso in un agguato. Giovanni Pascoli ricorda quel drammatico giorno e interpreta il fenomeno delle stelle cadenti come un pianto luminoso del cielo. E allora iniziamo a leggerla e a parafrasarla. Questa poesia è costituita da sei strofe, costituite ognuna da quattro versi, quindi sono delle quartine di decasillabi e novenari alternati, con lo schema di rime AB, AB. Il decasillabo, il novenario, sono probabilmente dei versi che Pascoli ha scelto perché bene rendono la cantilena, quindi un po' la tristezza di questo fatto che ha sconvolto la sua vita. E quindi senz'altro c'è un aspetto, ecco, insomma, che è dovuto, vi ripeto, quel verso soprattutto
quel verso decasillabo, c'è un aspetto anche formale, proprio di, dicevamo, di cantilena, di pena, insomma, che ritorna ossessivamente quasi. San Lorenzo, io lo so perché tanto di stelle per l'aria tranquilla arde e cade, perché si gran pianto nel concavo cielo sfavilla. San Lorenzo si rivolge quindi al santo, ricordato proprio il 10 agosto, San Lorenzo che è martire oltretutto, anche questa potrebbe essere un'altra analogia, e infatti questa è una poesia in cui compaiono dei martiri, è il padre di Giovanni, martire della famiglia, la rondine, martire della sua famiglia di rondinotti, Cristo, martire dell'umanità, e anche San Lorenzo, quindi implicitamente. Io lo so perché tanto di stelle, ecco questo genitivo partitivo, invece di dire io so perché tante stelle ardono e cadono, sono le meteore attratte dalla gravità terrestre che precipitano, noi le vediamo nel cielo, le chiamiamo così, le chiamiamo stelle cadenti, in realtà sono meteore che diventano incandescenti e si consumano bruciando la materia di cui sono composte. Avrebbe potuto dire però tante stelle, invece dice tanto di stelle, per l'aria tranquilla, attraverso l'aria che sembra tranquilla, sembra serena, cadono. Perché sì, gran pianto, perché c'è un tale pianto del cielo. Ecco, dicevamo quindi che il fenomeno naturale viene interpretato da Pascoli in chiave però soggettiva, in chiave umana, insomma la caduta di queste stelle è rappresentata come se fosse un pianto. Il cielo è immaginato come una cupola, nel concavo cielo, infatti dice una cupola, una calotta, volta celeste, insomma. È chiaro però che si tratta di una licenza poetica, ecco. Nel concavo cielo sfavilla, quindi si vedono brillare queste stelle nel cielo. Ritornava una rondine al tetto, l'uccisero, cadde tra spini. Ella aveva nel becco un insetto, la cena dei suoi rondinini. Quindi abbiamo nella seconda e nella terza strofa il racconto della vicenda di questa rondine che torna verso la casa, il tetto, ecco il suo nido. Qui abbiamo un incrocio fra gli elementi umani e quelli appunto dell'uccello della rondine, nel senso che è evidente che la rondine torna al nido, eppure incrociando gli elementi Pascoli dice che la rondine ritorna al tetto come se fosse appunto antropomorfizzata, mentre poi nel verso 13 dice che l'uomo ritorna al nido, tornava al suo nido, come ad evidenziare ancora di più l'analogia fra la rondine e il padre di Giovanni Pascoli. L'uccisero. Ecco, anche persino il modo di presentare le frasi è lo stesso, e l'uccisero viene ripetuto, lo vedremo, l'uccisero del verso 6 viene ripetuto al verso 14. Hanno ucciso la rondine, lei è caduta tra spini, quindi tra i rovi, mentre stava per portare da mangiare ai suoi rondinotti. Infatti dice, ella aveva nel becco un insetto, la cena dei suoi rondinini. Stava portando da mangiare ai suoi piccoli quando è stata colpita a morte. Ora è là come in croce. Ecco, dicevamo il riferimento implicito alla croce di Cristo. Stecchita, con le ali ancora aperte, impigliata tra gli spini dove è caduta, la rondine viene assimilata a Cristo, l'icona cristiana per antonomasia dell'uccisione dell'innocente.
che tende quel verme a quel cielo lontano, che tende il verme che aveva preso per portarlo ai suoi piccoli, verso il cielo, che però è lontano, e quindi è come se non partecipasse al dolore della rondine, è come se rimanesse insensibile. E questo discorso della lontananza lo ritroveremo nell'ultima strofa. La lontananza del cielo, cioè la lontananza di Dio o di un'entità che potrebbe essere nascosta nel cielo rispetto alla violenza che capita sulla terra, di fronte alla quale non sembra non esserci rimedio, e il suo nido è nell'ombra. Ecco, però adesso si dice, no? Prima ha detto il tetto, adesso dice il nido, questa immagine che abbiamo detto importantissima nella poetica pascoliana, nel senso che qui al verso numero 11 il nido compare per la prima volta e ritornerà due versi dopo, nel verso 13. Ha un valore anche di metonimia, perché qui il nido nell'ombra sarebbe al posto dei suoi piccoli, dei rondinotti che sono nell'ombra e aspettano inutilmente il nutrimento. Che attende? Non è il nido che attende, dicevamo appunto, ma sono i rondinotti. Che pigola sempre più piano. I rondinotti continuano a pigolare perché hanno fame, ma pigolano sempre più piano, quindi sempre più indeboliti, sempre più affamati, perché non è arrivato il cibo che loro stavano aspettando, e quindi loro sono indifesi, sono senza protezione. È chiaro, evidente qua l'analogia con la sorte di Giovanni Pascoli e dei suoi fratelli, lasciati soli dal padre ucciso, poi dalla madre che è morta subito dopo, e quindi come impauriti di fronte alla vita, così non lo dice esplicitamente, ma quando parla di questi rondinotti lui pensa alla sua esperienza, all'esperienza che ha vissuto dopo che è morto il padre e dopo che è stato così cacciato di fronte alla vita, diciamo, cacciato nella vita in modo così tragico, senza più il sostegno che aveva in precedenza. Ecco, approfondiamo però i parallelismi. Ad esempio, il parallelismo, abbiamo detto, fra la seconda e la quarta strofa. Ritornava una rondine, si dice, nella seconda strofa, e nella quarta un uomo tornava al suo nido, anche un uomo tornava. Poi abbiamo già detto un'analogia fra il tetto e il nido, con una sorta di incrocio però, perché tetto è riferito alla rondine e nido è riferito all'uomo. L'uccisero che ritorna è un'anafora, l'uccisero è un'anafora, versi 6 e 14, una ripetizione proprio. Mentre la rondine aveva nel becco un insetto, l'uomo portava due bambole in dono. I riferimenti cristologici sono questi: cadde tra spine, è un riferimento implicito perché Cristo viene coronato di spine, come in croce. Questa similitudine come in croce, ora e là come in croce, verso 9, una similitudine, è proprio, dicevamo, un riferimento al simbolo di tutte le vittime innocenti. Quindi la rondine viene assimilata all'innocente per antonomasia, Cristo, così come anche implicitamente l'uomo, che perdona i suoi assassini, esattamente come Cristo in croce. Persino la struttura delle sei strofe richiama simbolicamente la croce. Abbiamo detto, unite fra di loro, abbiamo detto la prima e la sesta, quindi la prima e l'ultima, la seconda e la quarta, la terza e la quinta. Anche la terza è unita con la quinta, nel senso che abbiamo ora e là nel verso 9, ora là, altra anafora, nel verso 17. Tende quel verme la rondine, addita le bambole l'uomo, cielo lontano e cielo lontano. Troviamo il cielo lontano alla fine del verso 10 e lo troviamo anche alla fine del verso 20. Che attende, il nido attende, i rondinotti attendono, così come
i figli aspettano, lo aspettano in vano il loro padre. Dov'è il simbolismo in questa poesia? Proprio in questa costruzione così artificiosa e studiata, che richiama appunto l'immagine di Cristo in croce, vittima per eccellenza, simbolo di tutte le vittime innocenti. I temi principali della poesia sono due: il male, in linea col decadentismo. Pascoli trae dalla religiosità tradizionale gli aspetti inquietanti e pessimistici. La morte di Cristo però non annuncia la salvezza, ma vale di per sé come simbolo, dicevamo, di sacrificio, di sofferenza. Come pure il pianto del cielo non è un pianto che purifica il mondo dal male, ma pare semplicemente prenderne atto, rimanendo impotente. Il cielo appunto è lontano, non c'è speranza di salvezza. Non è che questo pianto rappresenti un cambiamento delle cose come stanno, no, continua a prevalere il male e la violenza sulla terra. Il nido, la rondine e l'uomo non sono accomunati dalla morte, non sono solo accomunati dalla morte insensata, questo atto di violenza che hanno subito proprio nel momento in cui stavano dimostrando quanto volevano bene ai loro piccoli, ma anche dal fatto di essere esclusi dal nido. La rondine cade tra spini, non riesce a ritornare al nido e l'uomo viene ucciso prima di rientrare a casa. Ma leggiamo adesso le ultime tre strofe della poesia. Anche un uomo tornava al suo nido. È evidente il padre che si riferisce a suo padre Pascoli, anche se non lo nomina mai, anche perché in questo modo, come se volesse dire, non sto raccontando semplicemente, non è una poesia, un raccontino di un fatto della mia vita, è una poesia che può essere letta e interpretata da ciascuno di noi, dai lettori, come qualcosa che riguarda tutti. L'uccisero disse perdono. Ecco il nido, dicevamo. Nido è una metafora in questo caso, nel senso che è al posto di casa. L'uccisero disse perdono. Ecco, a Pascoli piacque pensare che il padre, morendo, dopo aver raccomandato alla provvidenza la sua famiglia, avesse levato a Dio una preghiera di perdono per i suoi uccisori. E questo ritorna anche in un'altra poesia di Pascoli, Il giorno dei morti. Perdona all'uomo che non so, perdona se non ha figli, egli non sa, buon Dio, e se ha figliuoli, in nome lor perdona. Ecco, vorrei sottolineare comunque questa espressione. L'espressione perdono, ecco, è come una sorta di reminiscenza nella visione particolare di Pascoli, in cui lui assomma, mette insieme in un modo abbastanza disordinato, se vogliamo, una sorta di socialismo utopistico e umanitario, una religione ma vissuta solo come una serie di immagini e anche persino il nazionalismo, ma non questo perché Pascoli dica, non so, di perdonare i nemici, perdonare gli assassini per una sorta di sentimento cristiano. Ormai lui dice, dopo la rivoluzione scientifica e le scoperte, insomma, che ci sono state negli ultimi decenni, Pascoli dice: io non posso credere, no? Tuttavia sta di fatto che gli rimane, no? C'è questa reminiscenza di una serie di immagini, di idee, di concetti che appartengono alla tradizione religiosa cristiana, svuotati però del loro significato religioso. Infatti questo perdono, come dire, è una sorta anche qui di immagine, di suggestione svilita di ogni significato teologico, diciamo così, metafisico. E restò negli aperti occhi un grido, portava due bambole in dono. Qui abbiamo una sinestesia. E restò negli occhi aperti, è relativo infatti, gli occhi aperti relativo al senso della vista, un grido invece al senso dell'udito. Il padre di Pascoli forse in quel momento, il momento in cui veniva ucciso, avrebbe voluto urlare, ma non riesce neanche a farlo, non riesce nemmeno a urlare.
la fucilata che l'ha ammazzato è stata così improvvisa che non gli è stato possibile neanche urlare. Il grido potrebbe essere un grido di sorpresa, come dice nel verso 19, attonito, che è sorpreso, stupito, no? E anche di dispiacere per non poter rivedere i suoi figli e non poter portare il regalo che lui aveva preso ad una fiera di Cesena. Effettivamente quel giorno il padre di Giovanni Pascoli era andato alla fiera, la fiera di Cesena, e aveva davvero acquistato delle bambole che avrebbe voluto portare alle sue figlie. Ma è chiaro, colto di sorpresa, non ha potuto realizzare questo progetto. Ora là, nella casa romita, nella casa abbandonata, derelitta, romita, come etimologicamente riferito agli eremiti, che vivono soli, isolati. Ecco il nido, la casa, è comunque qualcosa di isolato, di abbandonato, di derelitto, e questo anche programmaticamente, diciamo, nella vita di Giovanni Pascoli. Dopo parleremo infatti, o lunedì meglio forse, parleremo della casa di Castelvecchio, che è stata una sorta di rifugio che serviva proprio ad isolare il poeta dalla realtà esterna. Ora là nella casa romita lo aspettano, aspettano in vano, aspettano, aspettano, c'è una ripetizione significativa perché vuole sottolineare questa attesa, un'attesa che si prolunga, un'attesa inutile perché il padre non arriva. Egli immobile, attonito, sbigottito, incredulo davanti all'immotivata esplosione di tanto odio e tanta violenza nei suoi confronti. Certamente abbiamo detto che il padre era un soprastante, aveva sotto di sé molti operai, ma mai probabilmente avrebbe pensato che uno di loro, come è probabile, o alcuni di loro, complottassero contro la sua vita, perché era bravo ad amministrare e generalmente non era così oppressivo nei confronti dei suoi sottoposti. Tutte queste cose ve le sto spiegando, ma son solamente appena appena accennate, volevo dire, nella parola attonito. Addita le bambole al cielo lontano. Ricordate? Ritornano le bambole, che c'erano anche quattro versi prima, e ritorna il cielo lontano, come dire comunque che il cielo rimane insensibile, non riesce comunque a modificare il corso degli eventi, non interviene, voglio dire, nella storia. Capite quindi perché vi dicevo, queste immagini tratte ad esempio anche dalla religione cristiana, Cristo eccetera, ma non c'è una visione provvidenziale come quella di Manzoni, no? Per cui Dio interviene nella storia, no, rimane così lontano nel cielo. E tu cielo dall'alto dei mondi sereni, infinito, immortale, d'un pianto di stelle lo inondi quest'atomo opaco del male. E tu cielo, con la parola, questa parola con la maiuscola, potrebbe significare Dio. Un Dio però visto un po' come i deisti del Settecento, come qualcuno che sta lontano dalla storia e che non interviene. Dall'alto dei mondi, infatti, dice, i mondi sereni, in enjambment, le stelle e i pianeti che popolano lo spazio, sereni perché loro sì, non conoscono il male, la violenza, che invece si prova e si sperimenta qui sulla Terra. Infinito, immortale, ecco l'esclamazione. Anche l'esclamazione serve per accentuare ulteriormente il pathos. D'un pianto di stelle lo inondi quest'atomo opaco del male. Inondi attraverso queste stelle cadenti della notte del 10 agosto, inondi la terra di questo pianto di stelle. La terra è definita atomo opaco del male. La terra è un atomo perché, come dice anche Leopardi nelle sue poesie, ce lo fa capire, sia Leopardi sia Pascoli ce lo fanno capire nelle sue poesie, all'interno dell'universo è come un puntino, piccolissimo, minuscolo, davanti all'immensità dei corpi celesti, delle galassie disseminati nell'universo, nel firmamento. Atomo opaco,
perché è privo di brillantezza, privo di luce propria, perché non è una stella, e perché anche oscurato in senso morale dal male. Infatti dice atomo opaco del male, che vi ha messo radici attraverso il genere umano, per via della violenza che prevale, dicevamo, nella... Certamente, di fronte a questa violenza, Pascoli propone una scelta che è la scelta tipica del cristiano, è la scelta del perdono. E questa ci potrebbe fare venire in mente quello che scrive Manzoni nel suo romanzo. Ad esempio, quando padre Cristoforo insegna in particolar modo a Renzo a perdonare il suo nemico violento, ad esempio a perdonare Don Rodrigo sul letto di morte quando sta per morire. Tuttavia, Pascoli mette questa parola in bocca a suo padre, ed è un po' strano questo, perché in realtà Pascoli aveva operato poi negli anni seguenti a questo assassino in tutti i modi, aveva messo anche dei soldi per fare investigazioni, per cercare di capire chi era stato ad ammazzare suo padre. Forse scrive questa poesia dopo un po' di anni, quando era assegnato, non è riuscito a far, non dico a far vendetta, ma a capire almeno chi era stato il colpevole dell'assassinio. Molti sono i fatti e gli eventi che, di cronaca, che costellano le nostre pagine dei giornali o i servizi dei telegiornali riguardo a fatti di violenza, e certe volte, come è accaduto ad esempio a Giovanni Bachelet, figlio di Vittorio Bachelet, che ha perdonato i terroristi che hanno ammazzato suo padre, certe volte c'è questa parola di perdono, certe altre c'è la ricerca in tutti i modi di una riparazione. Bisogna trovare dei colpevoli, bisogna trovare dei capri espiatori, qualcuno che paghi per la morte che ci ha ferito, perché ci sono magari delle persone a noi molto vicine che abbiamo perso. La tragedia familiare di Pascoli è una di queste, è stata una tragedia tremenda, eppure di fronte a questa affiora questo tema del perdono, perché secondo Pascoli la giustizia non passa attraverso la lotta, la rappresaglia. Lui, che pure aveva abbracciato negli anni giovanili, aveva abbracciato alcune idee socialiste che prevedevano anche un cambiamento, un rivolgimento della società in prima persona. Poi dopo tutta una serie di fatti e di vicende, compresa anche la sua stessa incarcerazione, cambia parere, e così elabora quella che possiamo definire la religione della pietà, di cui proprio questa poesia del 10 agosto è uno dei testi più rappresentativi. Col pianto di stelle, sì, gran pianto, di fronte alle tragedie umane possiamo solamente piangere, avere pietà, compassione, bontà, comprensione per chi è nella sofferenza, perché comunque anche la una giustizia, tra virgolette, non potrebbe riparare più di tanto il torto che è stato subito. La violenza è stata talmente grande che nessun tipo di... non c'è una riparazione di fronte a una violenza simile.